TS è un po' al collasso in questo momento, non riesce a seguire le famiglie, contattarle, prenotare i tamponi, insomma c'è stato un aumento diciamo dal 14 di settembre ad ora e la cosa sta sfuggendo parecchio di mano. Questa è la premessa per dire che noi fin da aprile siamo nati virtualmente, chiedevamo la presenza delle scuole, ma siamo nati virtualmente. Chiediamo il ripristino innanzitutto dei medici scolastici come c'erano ai miei tempi in ogni scuola negli anni 90, no? C'era l'infermeria, no? E ritenevamo che fosse importantissimo per la riapertura avere un medico in ogni scuola o comunque praticamente, no? Perché avrebbe aiutato una serie di cose che sono delegate a del personale che seppur è stato formato, a volte non ha le competenze che deve avere un medico. Chiediamo le 3T, ovviamente, testare, tracciare e trattare. Segnaliamo noi che seguiamo le scuole che effettivamente la scuola sembrava e sembra essere ancora, seppur in maniera sgangherata, ciò che resta di un pur minimo presidio sanitario, nel senso che a scuola, per il tipo di procedura che esiste ed è stata messa in piedi a fatica, si riesce ancora a pescare il positivo, via, vuoi per la misurazione febbre, vuoi perché proprio la scuola si è organizzata con un'aula Covid nel quale il ragazzino, in caso ragazzina, insomma lo sapete meglio di me. E allora noi ci crediamo molto in questa cosa, perché proprio anche dalla scuola si parte a insegnare ai ragazzi che la salute è un bene non solo individuale ma collettivo. E quindi è un presidio anche, essendo un'istituzione dello Stato, forse la prima con cui i ragazzi entrano strettamente in contatto. Quindi insieme alle altre mamme, docenti che sono nel nostro gruppo e studenti, avremo modo di esserci, scusate, ho tre figli, ogni tanto intervengono, e avremo modo di esserci con voi quel giorno, il 7. E saremo anche noi domani sotto Regione Lombardia con i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori, perché come sapete le hanno rimesse in DAD, didattica a distanza. E per l'amor del cielo ci potrebbe anche stare, di certo non siamo noi a decidere cosa va fatto e cosa non va fatto a livello sanitario, ma su questo mi permetto di aprire una piccolissima parentesi breve dicendo che non è stato fatto tutto per questi ragazzi. Avrebbero dovuto pensare ai trasporti in un altro modo, avrebbero dovuto ragionare per tempo su cosa chiudere e cosa no in caso di una seconda ondata, avrebbero dovuto potenziare la sanità pubblica, avrebbero dovuto evitare dei concorsi massacranti per quelli che già sono precari e probabilmente lo resteranno. Ma questi concorsi si terranno comunque. Quindi ci potevano esserci da parte della regione una serie di pratiche da mettere in atto che non sono state messe in atto. E quindi i ragazzi delle superiori, le ragazze, i ragazzi, i fanciulle e fanciulli mi permetto, perché in prima superiore si è ancora fanciulli e fanciulle, si trovano ancora a essere penalizzati in quello che è fondamentalmente un loro diritto, che è il diritto all'istruzione, che si sarebbe potuto mantenere potenziando tutta una serie di cose che sono intorno alla scuola e alle famiglie. E quindi niente, noi domani saremo lì insieme ai ragazzi per dire che noi non ci rinunciamo alla scuola e vogliamo portare in luce queste contraddizioni, diciamo, dritte in faccia alla regione, dicendo ok, va bene. Accettiamo tutto, però non è vero che sono state messe in atto tutte quelle pratiche che dovevano essere messe in atto. E quindi ci rendiamo anche disponibili per il 7 se vi può essere utile fare una tematica sulla scuola, ovviamente quello che vi ho detto, il medico scolastico, il tracciamento, il potenziamento, e lo potremmo fare con quelle che sono le nostre modalità, i colori, la presenza dei bambini, dei ragazzi, le lezioni itineranti che facciamo a tema. E tutta un po' quell'energia che ancora ci arriva dalla parte più giovane di questo paese che barca mena ma resiste. Ho finito, grazie. Grazie, credo che siano assolutamente degli argomenti fondamentali all'interno di questa cosa, anche perché appunto una cosa di cui dobbiamo assolutamente discutere è anche appunto la modalità.
come si diceva prima, diciamo così, la modalità fisica è quella comunque di una sorta di, No, guarda, io sento. di realtà, cioè di manifestazione statica. E si era lanciata anche l'idea di appunto di fare dei tavoli tematici, per cui credo che questa cosa relativa proprio anche alla scuola in relazione anche con la questione salute sia fondamentale. Allora, chi vuole intervenire ancora? A questo punto, anche per essere abbastanza pratici su vari aspetti. Ricordo, se volete intervenire, di scriverlo sulla chat, anche se in questo momento. Se no, cosa faccio? Sì, posso leggere l'appello in modo generale. Leggiamo l'appello. Leggiamo l'appello insieme. Provo a vedere di metterlo. Allora. Ecco qui. Allora, un attimo solo. Ok, allora. Così. E così. Allora, un attimo solo. Sì, dunque. Scusate, che mi sono perso un attimo. Eccolo qui. Ok, allora, questa è... Dunque, questo è il documento. Dunque, salviamo la Lombardia. La salute non è una merce sanitaria nell'azienda è il titolo del nostro manifesto. La pandemia da SARS-CoV-2 ha colpito e sta colpendo duro in tutta Italia, ma soprattutto in Lombardia. Una delle cause locali è stata l'impreparazione del sistema sanitario regionale. Non si è trattato solo di sbagli di fronte, di fronte a un evento che non si conosce compiutamente nemmeno ora, ma di un errore sistemico. Il prodotto di decenni di smantellamento e deriva del servizio sanitario pubblico, la cui ultima vetta è stata la cosiddetta riforma Maroni, la legge 23 del 2015. Definanziamento del sistema pubblico, ospedalocentrismo, riduzione e abbandono della medicina territoriale e dei medici di base, l'aziendalismo quale vettore di una logica privatistica anche nella sanità pubblica, monarchie dei direttori generali, gigantismo di ATS e SST si sommano con i limiti che il Servizio Sanitario Nazionale ha mostrato. Come associazione abbiamo combattuto contro tale deriva da una posizione di minoranza. È il tempo di sollevare la testa e di dettare noi l'agenda al governo regionale a partire da commissariamento della sanità lombarda come richiesto da 90.000 cittadini, abrogazione della riforma Maroni, ricostruzione di un servizio sanitario regionale basato sulle strutture pubbliche garantendo la partecipazione delle popolazioni interessate nella programmazione, potenziamento della medicina territoriale dei dipartimenti di prevenzione con idoneo sostegno e riformulazione delle convenzioni con i medici di base, costruzione delle case della salute come ambiti di incontro delle necessità delle persone in termini di salute nei luoghi di lavoro, di residenza e di tutela ambientale, come pure di medicina scolastica, di genere e di salute mentale. Ripubblicizzazione dell'RSA, residenze sanitarie assistenziali e inclusione delle loro prestazioni nei livelli essenziali di assistenza, riconoscendo integralmente la valenza sanitaria di servizio, abrogazione delle delibere regionali sui cronici, coordinando la presa in carico della persona anziché di singole patologie ai gestori, per lo più privati o con approccio privatistico.
partecipa al cordone sanitario intorno al Palazzo Città di Lombardia a Milano dalle ore 10 del 7 novembre 2020, promosso dalle associazioni lombarde aderenti al coordinamento nazionale per il diritto alla salute, dico 32. Allora, questo è il testo. Se ritenete che ci sia qualcosa da modificare, almeno inizialmente, poi credo che questa cosa possa anche essere, diciamo così, limata anche più avanti, ma sarebbe meglio farlo fin da subito. Se qualcuno vuole intervenire anche su questo testo. Ok, Dario Ballardini, prego. Ciao a tutti, ciao. Per me va benissimo il testo, mi chiedevo soltanto, siccome tra i tanti comitati... Non sento più niente. E se non mi chiedo, se era il caso di citare in qualche modo questo nell'appello, quindi quando magari nel secondo punto si dice su strutture pubbliche a partire dal blocco dei progetti di chiusura degli ospedali già in atto, non so, per evidenziare anche questa cosa, era un punto. Secondo me va benissimo anche il titolo Salviamo la Lombardia, che riprende anche la manifestazione del 20 giugno, una nota tecnica, le firme, l'ho scritto prima, sono 96.000 e passa, secondo me nei prossimi giorni arriveranno a 100, perché anche se non la stavamo più lanciando la petizione, la gente continuava a firmare lo stesso, quindi magari possiamo scrivere che fa più effetto da quasi 100.000 cittadini, che è più bello. E diciamo, sia tra il titolo e il discorso del commissariamento, io aggiungerei nell'appello gli hashtag che servono soprattutto per Twitter, che però avevamo usato anche in passato e sono ancora utilizzati adesso, quindi hashtag salviamo la Lombardia e hashtag commissariate la sanità lombarda, commissariate la Lombardia, era quello che è più utilizzato, in maniera che quando poi dopo si diffonde l'appello, diciamo, si riprendono anche questi slogan. Poi riprendo una cosa che scrivevo, secondo me, a partire adesso, quando parte l'appello, poi iniziamo a mandarlo alle associazioni, però nel frattempo potremmo iniziare a mettere l'elenco delle associazioni già che aderiscono alla campagna nazionale, quelle lombarde, penso che aderiscono automaticamente anche alla manifestazione. E poi, man mano che arrivano le adesioni, aggiungere anche le altre, in maniera da, diciamo, far vedere di più che è una cosa collettiva, che è una cosa in cui man mano aumenta la partecipazione, aumenta l'adesione. Quindi sottolineare questo. E poi, se si riuscisse, fare qualche, io dicevo, dei video o una conferenza stampa online con appunto pochi interventi molto brevi che, diciamo, dicono questi punti dell'appello, che invitano alla manifestazione e che spiegano soprattutto come si svolgerà la manifestazione, perché secondo me una preoccupazione di molti, anche persone che magari verrebbero sensibili, si chiedono: ok, adesso andiamo alla manifestazione, in che modo, c'è assembramento e non c'è sicurezza. Secondo me appunto questo va evidenziato tantissimo. Anche magari nell'appello, aggiungerò all'inizio che saranno rispettati tutti i distanziamenti, tutte le regole, in maniera che tranquillizza e non dà nessun rischio. Basta, mi fermo qui. Sì, allora ti ringrazio innanzitutto perché questa cosa è fondamentale, nel senso che effettivamente uno dei timori che anch'io così mi sono fatto erano soprattutto relativi al fatto appunto della sicurezza, tra virgolette, che comunque dobbiamo chiaramente assicurare. Per cui credo che sia fondamentale effettivamente mettere una sorta di cappello oppure di coda a questo appello, inserendo bene in maniera specifica appunto queste cose di cui hai detto prima.
Ti chiedo se è possibile, se puoi magari lasciare in chat soprattutto i primi elementi che tu hai detto per eventualmente integrare o modificare il testo, perché purtroppo ho avuto qualche problema di collegamento, a un certo punto non ho più visto niente e mi sono perso la prima parte dell'intervento, per cui se riesci a aggiungere in chat quella cosa, ti ringrazio, almeno Ok, ma così. mando due righe, ma poi Sì. magari qualcuno dei comitati, Ok. c'è Alfredo, c'è Roberto, lo può dire meglio nel Va senso bene. di come potrebbe essere scritto. Va bene, ok. Dunque, adesso, scusate perché qui è sparito tutto, devo riprendere un po' il filo. Genzo Dunque, Fabrizio adesso Baggi ha ci chiesto di sarebbe intervenire. Fabrizio, sì, Fabrizio, ok. Allora, ciao a tutte e tutti, sarò rapidissimo. Innanzitutto sono assolutamente d'accordo sul fatto che nell'appello vada messo un cappello sul rispetto delle normative. E aggiungo anche un pezzettino, credo che dovremmo ragionare tra di noi che siamo gli organizzatori di un gruppo di noi che decideremo di quanti e in che ordine, insomma, con tanto di pettorine con scritto organizzazione che si prende l'incarico di assicurare il distanziamento, un po' come è successo alla manifestazione per i diritti civili che c'è stata a Milano. Se si Ciao. vede che alcuni si assembrano, ci si avvicina e gli si dice di allontanarsi, insomma, perché dà credibilità al tutto, soprattutto alla luce dei temi che andiamo a rivendicare, cioè la sicurezza, il pericolo del Covid e quant'altro. Quindi secondo me dobbiamo essere assolutamente impeccabili da questo punto di vista. Vado molto veloce, va benissimo l'appello. Ok, sull'iniziare a mettere le organizzazioni che sappiamo essere già interne e aggiungere man mano che si aggiungono altre organizzazioni che aderiscono alle adesioni. E lì io credo che dovremmo prenderci la briga e l'impegno di aggiornare almeno una barra due volte al giorno la lista delle adesioni, in modo tale che chi va a visitare l'evento, chi va a visitare appunto il pezzo che racconta di questa iniziativa, vede le adesioni che crescono, perché è importante anche questo da un punto di vista comunicativo. E va benissimo, io riutilizzo degli hashtag perché soprattutto sui social che non sono Facebook, ma Twitter e Instagram, aiuta molto a rendere virale appunto quello che noi andiamo a dire. E credo anche che vada comunque presa in considerazione, perché mancano una decina di giorni, potrebbe succedere di tutto, l'ipotesi di un piano B nel momento in cui la manifestazione non si potesse fare. E chiudo dicendo, ribadendolo dalla scorsa riunione, che per quanto riguarda le piccole piazze tematiche, come di fondazione abbiamo una mostra fatta veramente bene di una ventina di pannelli con tutte le magagne della sanità lombarda che mettiamo totalmente a disposizione per una delle piazze tematiche. E insomma, secondo me ne varrebbe perché è veramente fatta bene. Antonio l'ha anche vista. Se volete poi vi mandiamo i PDF per visualizzarle, per avere un'idea un po' di quello di cui stiamo parlando. Grazie, per adesso mi fermo qua. Sì, grazie Fabrizio. Sì, anch'io sono d'accordo, quella mostra lì direi che deve essere utilizzata perché quantomeno riassume bene tutto quello che è accaduto e credo che sia molto pratica, ecco, nel far passare determinate informazioni. Dunque, adesso ho in vista Antonino Cimino, prego. No, chiusa brevissima. Voglio dire soltanto una cosa molto formale, che l'abrogazione delle delibere regionali sui cronici lo metterei come punto a parte sotto la ripubblicazione dell'RSA e così via, perché è un punto sempre centrale delle riforme che hanno fatto quest'anno. L'altro punto che devo dire è che vabbè, io stasera ho
una videoconferenza con la nostra rete fatta a Brescia, visto che non sta andando tutto bene. Io presenterò il documento, presenterò sicuramente la manifestazione. Il termine commissariamento potrà essere un termine divisivo, nel senso che ci sono tante forze, come aveva accennato Caldirola all'inizio, che in realtà non sono tanto d'accordo sulla questione commissariamento, ma che vada rifatta la sanità lombarda, non commissariata. Questo spero di farla passare, darò comunicazione ad Antonio. Sì, grazie. Niente, appunto, sì, Marco Caldiroi dice giustamente che sarebbe importante già determinare le piazze tematiche, quante potrebbero essere, appunto, per evitare problemi relativi all'occupazione di suolo pubblico, perché magari può saltare fuori anche quella questione lì. Per cui, da quanto ho capito fino adesso, c'è la questione chiaramente sanitaria, un po' con quei 20 pannelli che poi vediamo come gestire. E c'è la questione della scuola, sanità scuola, poi appunto non so se per quanto riguarda Brescia e appunto il gruppo non va tutto bene, credo che anche quello sia importante, però effettivamente dobbiamo definire meglio anche questa cosa. E poi dovremmo anche vedere di riorganizzare il tutto anche sulla base di quello che diceva Fabrizio, con la questione appunto delle pettorine, comunque un cartello che faccia vedere alcune persone che siano diciamo così individuate come elementi dell'organizzazione, perché appunto anche se la cosa è statica, però dei capannelli magari possono anche formarsi. Mi pare di non avere nessun altro in lista. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Posso? Prego, prego, Isa. Allora, sull'appello non ho visto una cosa che parla della no all'autonomia differenziata, che mi sembrerebbe anche un punto da metterci nell'appello. L'altra cosa, vabbè, sulla medicina scolastica fa parte di tutta la gamma di servizi della medicina territoriale, quindi va agganciata in quel paragrafo. Sul discorso della logistica, penso che è anche opportuno prevedere un sopralluogo e vedere un po' come fare anche un po' questo distanziamento. Perché sono previsti sia delle postazioni tematiche che invece delle postazioni più territoriali, quindi questi due aspetti ci saranno con i cartelli. Quindi credo che fosse segnare il distanziamento, non so come, ma a parte da un sopralluogo uno visivamente riesce forse a immaginarselo anche un po' meglio. E poi è giusto avere in anticipo chi partecipa con la numerosità, insomma, della partecipazione. Grazie. Io la prima cosa che mi era venuta in mente qualche giorno fa, quando avevamo lanciato la cosa, era così, la prima immagine venuta in mente era quella delle corde per saltare, no? Per tenere proprio anche la distanza fisica, ma anche per dare l'idea proprio del cordone, no?
per cui tra una persona e l'altra o tra un gruppo o tra un diciamo un tavolo e l'altro, ecco. Non lo so, ecco, questa è una mia. E io avevo pensato a un nastro, infatti anch'io all'inizio avevo pensato a un nastro di quelli che si mettono sulle, nelle strade quando si fanno i lavori, magari si comprano anche in una, queste cose molto lunghe, lo possiamo fare una compra di questo, sono bianchi e rossi. Sì, sì, sì. Penso che il discorso proprio della... del cordone della corda sia molto più pratico che dover scocciare per terra la distanza, ecco. Ed anche quest'idea della, dell'essere tutti insieme e di fare questo famoso cordone sanitario. Mi sembra una buona cosa, potrei interessarmi di vedere anche questa cosa dove è possibile acquistare, insomma. Certo, poi non so se porta via molto tempo, ma effettivamente prendere anche quelle strisce lì e suddividerle già a una misura di un metro e mezzo per pezzo, credo che sia, magari potrebbe essere anche questo una modalità, ecco, anche per far vedere fisicamente proprio la distanza, in modo tale che nessuno possa dire nulla, ecco, rispetto a quella cosa. Allora, adesso, sì, grazie, sì. Ho in lista, se posso, Roberto Acerboni. Devi dire qualcosa? Io? Sì. Sì. Ci c'è, io? Sì, prego. Allora, no, io purtroppo non ho sentito la prima mezz'ora così, però un attimino, da quello che ho capito, è molto importante ragionare sul discorso delle adesioni che poi sono legate, oltre alla partecipazione, anche all'organizzazione. Condivido molto il discorso che è stato fatto. Le postazioni, diciamo, saranno di due tipi. Una tematica, e quella magari avrà bisogno di più spazio, oppure ci sarà il gazebo, ci saranno le casse, dove magari si può pensare che in un punto unico, facendo il giro così, poi le varie realtà intervengono. Mentre quello dei territoriali lì credo che sia molto più snello, nel senso, se tutte le realtà si portano lo striscione, si portano dei cartelli, si portano un volantino, possono portarsi anche una mostra, quelle lì sono già più gestibili così. Il problema sono quelle magari più tematiche. Diciamo questo perché noi siamo stati allo sciopero l'altro giorno dando via i volantini, vabbè, a parte la poca partecipazione, un'acqua della miseria, però comunque, e non tantissima gente, comunque c'era già lì la tentativa anche di altre realtà che ai danni, alle problematiche della pandemia a partecipare. Penso che questo è stato il discorso che aveva fatto Sara Del Passa precedentemente, ma lì c'erano, non so, quelli dell'amianto di Sesto San Giovanni, c'erano i lavoratori della cultura, cioè c'erano tutta una serie di realtà, per cui è su questo che bisogna puntare anche per far crescere, come si chiama, la partecipazione, non perché sono cose strane, ma evidentemente il discorso tutto è legato. Noi abbiamo un certo numero di realtà, qualcuno è qui presente, c'è Mattia del CARC, poi non so, parto alla nostra assemblea. Ah, ok. Allora, qualche dato che arriva dall'estero. Regno Unito oggi, cosa c'è? Di nuovi casi. Ah, Roberto. Scusate. Sì, dimmi. Prego, prego. Il 13 che hanno partecipato e con loro dovremmo fare, in preparazione appunto della manifestazione, due volantinaggi. Giovedì questo, alle 9:30, come si chiama, al San Paolo, mentre mercoledì prossimo al San Carlo, per cui non saremo solo noi il comitato, ma comunque ci saranno anche altre realtà e con quelle concorderemo, controlleremo che verrà inviata, sia inviata l'adesione. Tra l'altro bisognerebbe chiarire, perché ho sentito parlare anche di Facebook, cioè bisogna che comunque siano adesioni
La settimana scorsa avevamo parlato di mandare la media adesione a, mi sembra, segreteria medicina democratica, no? Giusto? Per cui bisogna essere sicuri, perché vabbè, su Facebook sappiamo benissimo che certe adesioni, vabbè, sono abbastanza. Per cui niente, vediamo un attimino lì rispetto alla situazione. Un'altra cosa che comunque si muove, noi giovedì, quando faremo il volantinaggio contemporaneamente a seguito di un'assemblea che era stata fatta, di cui avevamo già parlato, al San Paolo contro gli accordi truffa al ribasso che il direttore era riuscito a imporre nei mesi precedenti, l'USI ha dichiarato lo stato di agitazione e fa la comunicazione al prefetto, per cui questa settimana, mentre noi siamo lì contemporaneamente per volantinare assieme agli altri, volantinerà su questa cosa qua, per cui già qualcosa si muove così. Basta, adesso volevo dire due parole, se è possibile. Sì, prima c'era in nota Claudia e poi dopo Achille. Claudia, prego. Sì, sono Matteo, perché non riuscivo prima a sentirvi con il mio account. E ciao a tutti. E niente, io volevo dirvi questo, che secondo me appunto sia la giornata del 7 che anche i volantinaggi che ci saranno in preparazione al 7, è importante appunto il coinvolgimento appunto di varie realtà. In particolare pensavamo al coinvolgimento delle brigate di solidarietà, che sarebbe importante che partecipassero, e insieme a loro appunto anche se c'è disponibile anche del personale comunque sanitario, proprio per rendere questo momento di sia appunto la mobilitazione ma sia anche il volantinaggio, pensavamo magari che sarebbe buono fare tipo anche un punto di informativo, anche formativo per le persone che parteciperanno, come tipo una piccola tenda della salute, come è avvenuto anche, come sta avvenendo anche in altre città tipo Napoli, e appunto con tutta l'accortezza rispetto al distanziamento, però penso che potrebbe essere una cosa fattibile anche per far vedere come sono proprio queste realtà che alla fine sono coloro che sono in prima fila e stanno sostenendo appunto le masse popolari in questo periodo di emergenza, e quindi fare risultare anche questo, insomma. Non so cosa ne pensate di questa proposta che stiamo facendo. Grazie. Grazie, sì, anche di questa proposta appunto ne discutiamo. Achille Zasso, prego. Sì, io dunque, no, volevo dire solo una piccola esperienza finora fatta. Io, utilizzando il comunicato stampa, ho già provveduto al mio indirizzario a mandare un certo numero di comunicati, di comunicazioni, il giorno 7. Non ho, però, il numero che è stato spedito finora è limitato. Dovrei naturalamente ampliarlo, allargarlo, lo farò. E abbiamo, come già diceva Acerboni, distribuito sia in occasione dello sciopero della CUB il 23 di ottobre, sia anche in occasione della manifestazione che c'è stata il 24, sabato 24 ottobre, dei lavoratori combattivi cosiddetti in piazza Missori, e poi davanti alla Confindustria di via Pantano, alla Assombarda di via Pantano, il volantino. Quindi una qualche distribuzione è stata fatta, però credo che vada intensificata naturalmente sulla base del programma che ci sarà. Io volevo dire che
al diciamo, cerchiamento al giorno 7 attorno alla, al palazzo della regione e possano eventualmente partecipare striscioni di organizzazioni sindacali e direi anche, come è stato detto all'inizio, di essere abbastanza tolleranti, larghi, vivi nei confronti delle organizzazioni politiche, perché io credo che sia necessaria, se possibile, una partecipazione consistente, cospicua al diciamo accerchiamento che si farà attorno al punto di vista organizzativo. Naturalmente bisognerà intensificare il lavoro. Va bene il testo, va bene anche la precisazione che ha fatto e che io ho mandato insieme al testo, il coordinamento degli ospedali San Paolo. Ecco, quindi praticamente mi pare che un certo movimento sia iniziato, cioè già iniziato, bisogna naturalmente farlo in modo opportuno. Grazie. Ecco, un'altra cosa di cui dobbiamo assolutamente fare attenzione e ricordarci è che soprattutto nel portare cose dobbiamo fare attenzione a non a non fare in modo, insomma, che la stessa cosa passi di mano in mano, ecco, perché sennò c'è anche lì un problema dal punto di vista sanitario, per cui dobbiamo anche considerare questo elemento, a meno di utilizzare dei guanti, non lo so, però anche quelli sono... Dunque, Andrea Viani. E due parole rapidissime. L'altra volta si erano individuate dei rappresentanti di tutte le province. E sarebbe importante che la presenza di tutte le province, o comunque di tutte quelle che già l'altra volta avevano dato la disponibilità, risultasse evidente alla manifestazione, perché c'è sempre il rischio che la manifestazione fatta a Milano diventa milanocentrica, per cui i problemi regionali sembrano problemi metropolitani piuttosto che non problemi di tutta la regione. Quindi io inviterei tutti i presenti e comunque quelli che l'altra volta hanno preso, che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al lavoro organizzativo, di garantire, o comunque di garantire, ovviamente questo dipende dalle condizioni concrete, cioè le organizzazioni, le associazioni, i movimenti di tutte le province che hanno la possibilità di rendersi evidenti con striscioni, con cartelli, in modo tale che per l'appunto per la manifestazione abbia il più possibile una connotazione regionale. Poi è ovvio, chiunque viene con quello che ritiene opportuno, però sarebbe importante proprio avere una dimensione regionale anche proprio dal punto di vista delle esperienze che sono in campo, dei problemi che sono in campo nelle diverse province della regione. Ho finito. Grazie. Dunque, chi vuole intervenire ancora? Ma se non c'è nessuno, io vorrei fare degli esempi concreti per riuscire a capirci su come può essere organizzato la manifestazione. E un po' anche come abbiamo detto l'altra volta e come ci ha ricordato Andrea Viani. Facciamo che ci sono due cose. Uno, c'è un discorso tematico e due, c'è un discorso territoriale.
il discorso tematico, facciamo l'esempio della scuola. Quindi vuol dire che c'è un gruppo che mette i cartelli della scuola, insomma, fa la sua storia, se posso dire così. Giustamente veniva detto il discorso della... Si parlava di medicina scolastica, forse potremmo superare il termine e dire servizio per la salute nella scuola, no? Che deve essere ripristinato ed era previsto nella riforma sanitaria del 78. E quindi questo va bene per tutta, non è una cosa specifica della Lombardia, dovrebbe essere una cosa per tutte le regioni. E quindi questo può essere un punto. Si faceva poi l'esempio dell'amianto e va benissimo, perché questo, adesso siccome io mi occupo anche di quello, cioè è un discorso specifico, perché ci sono delle cose in campo anche a livello nazionale che possono essere ribadite, e se c'è un gruppo come c'è, sicuramente può venire lì per fare questo tipo di discorso. C'è un discorso che riguarda le residenze sanitarie assistenziali. Anche questo, visto che poi abbiamo fatto il gruppo di lavoro che è tuttora funzionante, anche questo può essere un altro punto a cui fare riferimento. Naturalmente c'è il San Carlo e San Paolo che ha la sua piattaforma e porta avanti questa, come c'è la piattaforma che viene portata avanti a Lodi e come c'è, credo, come c'è la situazione di Brescia che ha una piattaforma e una modalità organizzativa specifica, anche se magari più lontana da Milano, però comunque fa parte della Lombardia ed è la seconda città più importante. Poi ci sono quelli del territorio di Varese e zona che hanno anche loro una mobilitazione in atto, e quindi anche questi portano avanti un determinato discorso. Come pure Pavia, credo anche Cremona, vedendo le persone che sono qui presenti. E quindi diciamo, noi cosa potremmo fare? Potremmo darci un appuntamento un giorno in un gruppo, quantomeno per stabilire dove e come, perché evidentemente siamo in un tempo difficile e quindi è bene che le cose siano organizzate il meglio possibile. Dove e come vuol dire che questo, chiamiamolo così, cerchio intorno alla regione, all'interno dei padiglioni che ci sono in piazza Città della Lombardia, siano ben definite, e quindi uno va lì e mette i suoi cartelli, i suoi striscioni, mantenendo le distanze come è prescritto. Giustamente diceva qualcuno, non possiamo sgarrare su questo per non appunto incorrere, non tanto per non incorrere in multe, ma per rispettare quelle che sono le cose, considerando che il Covid va avanti con grande pesantezza, ma anche con grande velocità. E quindi la cosa che vedrei è un po' questa: fare dei discorsi relativi ai territori e dei discorsi relativi alle tematiche che vogliamo portare avanti. Quindi una cosa del genere, per fare una proposta, se ad esempio il 3 novembre mattina ci trovassimo in un gruppo, diciamo, di quelli di questi che qui sono presenti, che naturalmente hanno il tempo per poterlo fare, tipo, che ne so, il 3 novembre alle 10 ci troviamo davanti dentro Piazza Città della Lombardia e lì stabiliamo gli spazi e poi vediamo come questi possono essere organizzati, naturalmente sapendo le persone che sono qui presenti scrivono che loro arrivano là su questo tema, che loro arrivano là su questa piattaforma del loro territorio.
Dico bene o dico male? Sì, sì, no, credo che, anzi, più la cosa è segnalata fin dall'inizio, meglio è. Sto pensando come fare, cioè non so se appunto chiedere a tutti di scrivere alla mail, oppure se come al solito metto una specie di form da compilare su attraverso il nostro sito, per avere degli elementi fondamentali, non lo so, nome, cognome, che tipo di non lo so, il luogo che si vuole rappresentare e anche l'eventuale argomento, non lo so, potremmo fare così. E dunque, io non ho nessun altro in lista. C'è qualcuno che vuole intervenire? Sempre per cartelli, parole d'ordine. Chi non ha, diciamo, né la piattaforma territoriale né la cosa tematica, credo che un altro pezzone, insomma, va dato proprio sulle grosse parole d'ordine ancora, nel senso della legge 23, del commissariamento, anche delle parole d'ordine che sono dentro il manifesto, cioè le cose generali, che anche devono risaltare, perché se no sembrerebbe solo delle cose specifiche e che non risalti, insomma, il discorso critico generale, però non credo che sia un problema, cioè si fanno e ci saranno, ecco. Ok. E solo che appunto a questo punto bisognerebbe almeno dividerci proprio anche dal punto di vista, diciamo, organizzativo. Appunto leggo adesso che c'è tutta la questione relativa alle pettorine, io continuo a dire anche agli elementi che possono essere utili per evitare che le cose passino di mano in mano un po' troppo. Per cui anche questa cosa dobbiamo stare attenti, e poi appunto il famoso cordone, insomma, secondo me dobbiamo un attimino suddividerci almeno in gruppi per cercare di mettere insieme anche queste cose. Non so se qui leggo appunto, c'è Giovanna Capelli che dice che per quanto riguarda le pettorine, dice che 10 con una scritta un colore costa 8,24 euro più o meno, però Fabrizio probabilmente ha anche altre indicazioni. Dobbiamo decidere poi a quel punto quante. Dobbiamo decidere quante però, perché 8,24 l'una. Infatti, poi non so se comprare queste. Certo. Ah, secondo me, Gio, è un ottimo prezzo, nel senso che ci avevamo già informati in altre occasioni e mi sembrava costassero anche di più. Secondo me, l'ho trovato adesso su internet, bisogna vedere in quanto tempo ce le posso chiedere a quelli che usavamo per le campagne elettorali, a Flyer Alarm, a vedere che tempi hanno. In modo possiamo incaricarci io e te di sapere i prezzi domani, e io propongo di metterci sopra da una parte la sanità, davanti la sanità non è una merce, e dietro la sanità non è un'azienda, scusate, e poi dietro la salute non è una merce, e dietro tipo organizzazione, staff, qualcosa di questo tipo, in modo che siamo riconoscibili dalle persone che sono in piazza. No, ma non mettiamoci staff, lo si capisce che siamo organizzatori, non so. Poi anche sì, sì.
O se no si può aggiungere anche soltanto un foglio stampato, non lo so, per chi vuole, non so. In che senso il foglio stampato? Senso, oppure un cappellino? Un cappellino, però non possiamo scriverci sopra niente. Sì, no, era per lo staff più che altro. No, per farlo, per lo staff. Oh, no, per... No, beh, ma quello, vabbè, se c'è, c'è, se non c'è, non c'è, non è un problema. Secondo me, la pettorina. Scusate, cosa... di che colore la volete la volete la pettorina? Non so. Per lo staff basta una banda al braccio, un nastro. Sì, giusto. Infatti, hai ragione, gialla. Questo può darsi. Sono d'accordo gialla, eh? Io sono d'accordo per la pettorina gialla. Sì, gialla sì, mi sì. piace. Sì, sì. Con sopra una scritta che se la facciamo in nero esatto, tantissimo. È ben, sì, sì. Ben visibile, sì. Allora ce la mandiamo in questi giorni questa cosa. E io e te, Giovanni, vedere... mattina facciamo qualche preventivo. Come? Io te, Gio, domattina facciamo qualche preventivo. Va bene. Il sopralluogo là, poi alla fine quando lo facciamo? Io se esco dal lockdown, perché io sono in isolamento domiciliare, non perché ho il coronavirus, non ho niente, ma la mia nipotina ha avuto un raffreddore, si è fatta il tampone, era positiva, per cui io... Ah beh. Per cui io sono in casa fino a mercoledì, dopo domani. No, ma si parlava di martedì. Se farlo sì, sono più che libera. Al 3 sono più che libera. 3-11, ok. Sì, Fulvio ha detto il 3. Sì, il 3. Sì, va bene il 3. Va bene. Il 3 alle 10. Alle 10. Va bene. 3 alle 10. Alle 10. Alle 10 piazza di Lombardia. Ok. Che sarebbe la piazza della stazione, no? No, la piazza del palazzo della regione, sì. Dov'è la regione? Sì, va bene. Va bene. Domani mattina vi mando anche tutti i pannelli della mostra, così li vedete e decidiamo okay. per la piazza della tematica. Io citerei particolarmente, se voi siete d'accordo. Sì, sì, sì. Poi sì, il simbolo non è particolarmente invasivo. No, perché... infatti è piccolo in basso, poi ve li mando in modo che... Andate. Sì, anche quelle... con le rotelle così e anche altri potrebbero averla, cioè si può pensare anche che ci siano più casse, visto che gli argomenti sono tanti, le cose tematiche sono tante e quelle non è che devi chiedere l'occupazione di spazio dappertutto, cioè pensiamoci. Roberto, comunque annuncia già che il coordinamento, il comitato Sud San Carlo San Paolo firma l'appello. Sì, sì, sì. Bisogna dirlo, insomma. No. Se Muscolino comincia poi a pubblicizzare al nostro interno le adesioni, poi si può anche controllare, vedere se ci sono, chi manca, no? Sollecitare anche altre situazioni. Da partire però, Allora, sì, secondo me ha senso che sui siti delle nostre organizzazioni, là dove ci sono dei siti, venga quotidianamente... sulle pagine Facebook e sui siti appunto sì, venga quotidianamente aggiornato l'elenco, cioè se una volta al giorno arriva l'elenco delle nuove adesioni tutti si impegnano ad aggiornarlo sui propri siti in modo da avere la più grossa diffusione possibile delle nuove adesioni su tutti i siti delle organizzazioni interne al coordinamento. Sì. Comunque io personalmente farei così per quanto riguarda almeno Medicina Democratica.
Io farei appunto un form facendo in modo di scrivere a tutti ancora una volta su Facebook così, chiedendo appunto chi ha intenzione di partecipare, però dobbiamo specificare bene appunto quello che dicevamo prima, per cui il fatto del distanziamento, il fatto, perché questa cosa è fondamentale, perché sennò quello limita, per cui prima di tutto dovrebbe uscire questa informazione. Dopodiché, appunto, io preparerei una sorta di form in modo tale che, appunto, chi vuole può iscriversi, una sorta di iscrizione, diciamo così, non so, almeno per avere un'idea. Perché... Sì, le informazioni in merito al distanziamento e alle misure di sicurezza, se sono nell'appello è il massimo, perché chiunque riceve l'appello, la prima cosa che legge è quella. Devono essere nell'appello, assolutamente. Devono, sì, sono d'accordo. Assolutamente. Anzi, io riprenderei quello che era stato fatto appunto per l'iniziativa che era stata fatta in Piazza Duomo, perché lì era stato scritto davvero in modo molto chiaro e molto... molto preciso. Io andrei a riprenderla e magari, diciamo così, riutilizzarla. Sì, mi sembra ottimo. C'è qualcun altro che vuole intervenire, dire qualcosa? Basta. No, io volevo dire una cosa, se io vi chiedo, naturalmente, io chiedo se posso permettermi di invitare a fare un banchetto, insomma, quello che vogliono loro, le compagne di Non Una di Meno. Sarebbe il movimento, uno dei movimenti di donne, diciamo, di giovani donne che si riunisce a Milano in questi giorni. E non è facile perché sono poche, sono anche, sì, in genere vengono, però insomma hanno la loro, secondo me parlerebbero dei consultori e dell'aborto non organizzato, ecco. Ci sono anche altre realtà, però non mi vengono in mente in questo momento tali che possono aderire a questa manifestazione. Sì, sì. Sì, dobbiamo vedere se queste cose, il banchetto, la tenda, cioè il gazebo, tutte queste cose sono permesse senza chiedere l'occupazione di suolo pubblico. E il gazebo, sì. L'occupazione di suolo pubblico ci vuole, perché per 9 metri quadri per il gazebo ci vuole, però si chiede. Vabbè. Perché allora, per il gazebo serve. Se mettiamo il gazebo serve. Uno sì. Sì, sì. E quindi serve, perché il gazebo è 9 metri quadri e i 9 metri quadri rientrano già nei parametri dell'occupazione di suolo pubblico da richiedere. Bello, possiamo, se no, cioè, noi abbiamo anche la compagna nostra che fa sempre queste richieste, anche il modulo, no? La Laura. Sì, sì, sì. La Laura, possiamo chiedere alla Laura, certo. Perché adesso Calderone diceva se si può fare online o se c'è un numero particolare. Guardate, un'occupazione di spazio nella posta centrale lì di fianco verso via Galvani ci vuole. Dopodiché, se siamo in tanti così, non è che vengono lì a togliere se metti giù due tavolini o qualcos'altro. Cioè. Sì, è vero. Molto semplice. Ma una chiediamola per sicurezza, di modo che... Sì, sì, uno lo chiediamo. Così come è stato, scusa, il 20 giugno. Si è chiesto lì sotto l'arengario e poi eravamo coi cartelli e lo striscione distanziati da tutte le parti.
Ok. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Posso? Sì, prego. Per la presenza caratterizzata come province, noi del Varesotto siamo un po', diciamo, in arretrato rispetto ai tempi che avete già determinato voi. Comunque stiamo verificando, ho già anche informato adesso sul gruppo WhatsApp un po' le risultanze della riunione mentre si stavano decidendo, e vedremo come riuscire a partecipare, visto che abbiamo i problemi degli ospedali, ma in questo momento è anche molto pesante la seconda provincia della Lombardia per i picchi Covid in corso. C'è già l'ospedale di Bussarsizio che trabocca di malati Covid, stanno chiudendo i reparti normali, ci sono stati casi, per esempio a medicina nucleare, 2 medici e 8 infermieri contaminati, e ci sono reparti che appunto stanno diventando reparti Covid, mandando a casa i malati ricoverati ancora non guariti. Quindi c'è una situazione che sta accelerando in senso negativo sul territorio. Sì, la stessa cosa la posso confermare anche per tutta la zona di Como, che ha avuto diversi picchi anche lei negli ultimi giorni. 397 oggi, Antonio, non so se hai visto i dati in città. Sì. Poi volevo, a questo proposito, ho ricevuto una telefonata nei giorni scorsi, mi intrometto un secondo con una comunicazione, chiedo a voi conferma, rispetto a San Gerardo di Monza, che pare abbia chiuso già da 2 o 3 giorni la possibilità di fare interventi che escludono dal Covid. Mi ha chiamato un compagno Caserta, che doveva fare un intervento cardio ed era prenotato da marzo. Ovviamente non l'ha fatto fino ad oggi, gli hanno fatto martedì il ricovero con la promessa di operarlo giovedì. L'hanno chiamato mercoledì dicendogli: mi dispiace, ma abbiamo bloccato tutto, alla prossima. Sì, è così. Allora, questo confermo, perché c'è stata una nota da parte della Regione Lombardia che praticamente ha definito questi elementi. Soprattutto nelle realtà dove ci sono dei grossi problemi dal punto di vista dell'utilizzo dei posti letto. Questo chiaramente andrà a peggiorare la situazione, appunto, soprattutto per chi ha altri tipi di patologie, anche quelli abbastanza gravi. Per cui, appunto, questo è un altro elemento, secondo me, che bisognerebbe evidenziare, insomma, perché senza dubbio il Covid è l'emergenza, ma anche le altre patologie non possono essere dimenticate, soprattutto se sono pesanti, come possono essere soprattutto quelle cardiologiche, neurologiche e tumorali, chiaramente. Ora, è vero che teoricamente le varie strutture dovrebbero fare un attimino di attenzione a questi elementi, però vi posso dire che effettivamente c'è questa linea. Per cui assolutamente è un problema non da poco. Sì. Anche perché vanno a deviare i pazienti sul privato, cioè dire dove certo. diventa un'acqua Covid, vuol dire che chi ha altre patologie così deve rivolgersi al privato. Questo vale per i ricoveri, ma riguarda anche tutta l'attività ambulatoriale. Certo. Ho una fresca anch'io, dovevo fare a Lotero oggi e venerdì scorso è arrivato un messaggino, dovevo farlo al policlinico,
messaggino che mi viene rimandato, se non lì, insomma, non si sa, me lo comunicheranno. Ora la situazione viene confermata un po' dappertutto. E niente, allora io intanto ho provato a riprendere la cosa che, di cui avevamo parlato prima, adesso ve la rimetto, era questa, non so se vedete, questa mi sembrava fatta bene, insomma, nel senso che comunque sì, erano, sono le istruzioni. Ecco, erano ben evidenziati gli elementi sì. fondamentali. Per cui io riprenderei più o meno in linea questa cosa, e in modo tale poi da, diciamo, da far capire alle persone che sono d'accordo. Che noi ci mettiamo l'attenzione all'interno di questo elemento. Cambiamo il disegno in alto. Certo, certo, no, ma per forza lo rimetto a posto dal punto di vista grafico. Il contenuto, credo... La struttura va molto bene. Ok. Dunque, niente, non so, se nessuno vuole intervenire d'altro, a questo punto, non so, direi possiamo che... chiudere, ciascuno ha il suo compito. Infatti. Ci vediamo il 3 alle 10. La mattina e poi la sera. La città della Lombardia, però, eventualmente ci sentiamo per telefono per vedere certo. le cose stanno funzionando. Sì. E volevo dire, dobbiamo vederci qualche giorno prima in questa settimana anche per fare un altro punto, oppure va bene così? No, se fai il forum ci possiamo sentire con quello, no? Non ho capito. Se fai il forum, quelle cose lì ce le possiamo dire. Il forum intendi... il gruppo di lavoro. Gruppo di lavoro, cosa vuoi? Come gruppo di lavoro dici? Tu avevi detto. Ah, uno dei nostri gruppi di lavoro. Ah, nei gruppi di lavoro. Ah, ok, va bene. Detto questo. Va bene. Ok, niente. Qualcosa guardate sul nostro sito. Sì, va bene. Allora, io in caso il 3 alle 18, ci sentiamo. Allora, per quanto riguarda appunto l'appello, lo perfezioniamo al massimo entro domani e domani sì. poi lo mettiamo sull'evento, lo mettiamo sulla pagina di Medicina Democratica, su anche quella di Dico 32 e la facciamo girare a questo punto. Di modo che poi noi a cascata facciamo la certo. stessa cosa con le tre certo. pagine e tutto quanto. Per cui entro domani sera, Perfetto. Va bene. Okay. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, buona serata. A tutti, buona serata. Buona serata, ciao. 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 Elisabetta.